Vale la pena andare in Albania? Ecco cosa fare in una settimana. Ovviamente fiondatevi prima nella capitale, Tirana, dove si mangia bene, tutto costa poco e non manca mai il da fare. Con un tour gratuito della città scoprirete gli angoli più belli e non perdetevi assolutamente il bar Radio, dove sorseggiare una birra a colori e una cena locale Oda. Poi prendete un bus con direzione Berat, uno dei luoghi più antichi e originali di tutto il paese, con le sue Gorizia, Mangalem e Calè. Per restare in tema di ambientazione tipica e cibo locale, non perdetevi assolutamente una cenetta al ristorante super rustico di Lili, dove a fine pasto, se non ti fai almeno 3 bicchierini di rakì, non ti fanno uscire. Da qui prendete un bus per Saranda e raggiungete uno dei punti di mare più belli ed economici d'Europa, dove una cena di pesce ci è costata meno di 20 euro. L'Albania ci è piaciuta tantissimo, i prezzi sono talmente bassi che all'hotel dove abbiamo soggiornato, una camera elegante in pieno centro storico costa meno di 20 euro a persona. E i voli dall'Italia costano meno di una sera in pizzeria. Siete mai stati in Albania? Vi piacerebbe fare un weekend economico e gustoso da quelle parti?